Realizzare una diga significa realizzare un'opera d'arte. I progettisti operano con l'ausilio di potenti calcolatori dell'ultima generazione. Prima di costruire la diga, a progetto completato, viene costruito un fedele modello in scala, con il quale vengono simulate le più severe condizioni nelle quali la futura diga svolgerà la sua funzione di ritenuta delle acque. La diga si eleva gradualmente per successivi letti di calcestruzzo, detti conci, e la sua costruzione è sempre un evento suggestivo. I materiali per la costruzione del calcestruzzo sono materiali a prova di movimenti sismici e devono resistere alla poderosa spinta delle acque. Accuratamente selezionati e miscelati, consentono la realizzazione dei letti perfettamente rispondenti alle prescrizioni di progetto. A realizzare la galleria della condotta forzata, del diametro di 4 metri, che si sviluppa per 1500 metri e più, con un dislivello di quasi 1000 metri, provvede una macchina convenzionalmente chiamata fresa, che avanza scavando a piena sezione. Nella diga vi sono cunicoli comunicanti tra loro e percorribili per l'attività di ispezione e di monitoraggio. Una diga deve essere elastica, adeguandosi alla roccia su cui deve essere impostata e sicura. L'acqua è una delle principali risorse di energia di cui il nostro paese è dotato naturalmente. Un'energia che viene raccolta nei nostri bacini. Sono stati costruiti impianti che producono energia elettrica nelle ore diurne, sfruttando la discesa dell'acqua, e accumulano energia nelle ore notturne. Pompano l'acqua da un serbatoio a livello inferiore ad uno a livello superiore. Sono impianti ad alta tecnologia, idonei a fornire energia durante le ore di punta, quando essa è richiesta in grande quantità, soprattutto dall'industria. I principali impianti di pompaggio sono Lago d'Elio, Chiotas, Edolo, San Fiorano, Lanapo, Presenzano.
Tra gli impianti idroelettrici convenzionali si stanno completando i lavori delle centrali di Maen, Varzo 2, Pieve Vergonte, Cogolo, San Giacomo al Vomano, Nera Montoro, Acquoria, Riva del Garda, Trezzo sull'Adda. Enel Ingegneria e Costruzioni è garanzia di qualità e professionalità.